Salve a tutti paranoici, benvenuti su Paranoia Channel. Oggi parleremo di 10 celebrità che hanno commesso crimini gravi. Matthew McConaughey aveva 29 anni quando è stato fermato per possesso di marijuana. La polizia l'ha trovato mentre ballava nudo in casa. Ma McConaughey, invece che farsi arrestare subito, ha opposto resistenza, rifiutandosi di entrare nell'auto della polizia. Mark Wahlberg, all'età di 16 anni, è stato condannato per tentato omicidio dopo aver aggredito due uomini vietnamiti. Ha dato un pugno in faccia ad uno ed ha colpito l'altro con una mazza. Winona Ryder, nel 2001 è stata accusata di aver rubato vestiti ed accessori di lusso per circa 5.500 dollari da un elegante negozio di Beverly Hills. Ha affermato che stava facendo ricerche per un ruolo in un film. Jay-Z, nel 1999 ha accoltellato il produttore discografico Rivera durante una festa di lancio per l'album di Q-Tip. Stando alle dichiarazioni del rapper, era furioso perché qualcuno aveva fatto trapelare al pubblico una copia del suo album non ancora uscito. Alcune voci hanno fatto il nome di Rivera come responsabile dell'accaduto. Il confronto è stato immediato e dopo una feroce lite, Jay-Z l'ha pugnalato allo stomaco. Ozzy Osbourne, nel 1982, fu arrestato per aver urinato su un muro di Fort Alamo, in Texas. Era ubriaco e travestito da donna. Fu arrestato e poi bandito dalla città di Sant'Antonio per 10 anni. Will Smith, nel 1989, pare che sia stato coinvolto in una rissa brutale che ha lasciato un uomo quasi cieco. Ha trascorso una sola notte in carcere e dice che è stata la peggiore della sua vita. Tim Allen, nel 1978, Tim è stato scoperto con quasi 700 grammi di cocaina. Inizialmente era stato condannato all'ergastolo, ma poi se l'è cavata con 2 anni di servizio in carcere. Matthew Broderick. Il 5 agosto 1987, durante una vacanza in Irlanda con la fidanzata, è coinvolto in un grave incidente automobilistico in cui muoiono una donna e sua figlia. Broderick riporta solamente la frattura del piede. Fifty Cent. Nel 1994, all'età di 19 anni, 50 Cent si è dichiarato colpevole per spaccio di eroina, cocaina e crack. Ha servito 6 mesi in una prigione campo di addestramento. Più tardi, nel 2002, è stato condannato a 2 anni di libertà vigilata per aggressione e percosse. Woody Harrelson. Nel 1982 è stato arrestato per condotta disordinata, dopo aver ballato in mezzo a una strada. È stato anche accusato di resistenza all'arresto. Ha evitato galera pagando una multa. E per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, un commento e iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima, miei paranoici.